Questo è appunto un prototipo fatto da Intel, sviluppato da Intel, per integrare all'interno degli ultrabook il concetto sia di touchscreen, come si vede questo è assolutamente un touchscreen funzionante, con una preview di Windows 8. Ma non è solamente touchscreen, si tratta anche di un ultrabook al cui interno sono presenti dei sensori, tipo sensori near field communication, quindi sensori che possono funzionare a contatto con smart card o cose del genere. Per cui è effettivamente l'evoluzione di quello che ci possiamo cominciare ad aspettare dal punto di vista degli ultrabook. Quindi non solamente il solito, chiamiamolo, formato con tastiera e monitor, ma arricchito con delle interfacce utenti diverse, arricchito con altri sensori che quindi rendono sempre più utilizzabile il dispositivo, non solamente per il lavoro o comunque per produrre contenuti, ma anche per effettivamente fruire tutto quello che sono le nostre attività quotidiane, uno strumento che diventa sempre più personale. Devo dire, la mia esperienza in questi paio di giorni che ci sto giocando alla fine è decisamente molto positiva, avendo un'esperienza già di touchscreen con il tablet. Direi che questa è effettivamente un ottimo compromesso, perché comunque il touch va benissimo per fare molte delle applicazioni, ma quando dobbiamo andare per esempio ad inserire l'indirizzo di una pagina in un browser, generalmente è vero che è a disposizione anche la tastiera touch, però avere una tastiera completa è decisamente più rapido e veloce. Come diceva anche prima, cioè, se devo scrivere un post, se devo farlo solamente con tastierino touch, soprattutto su schermi molto piccoli, può essere veramente, veramente fastidioso. Quindi questa è, diciamo, un'anteprima di quello che ci possiamo aspettare in un futuro abbastanza prossimo.